piacere di essere qui con te su Astrolove, il mio canale dedicato all'astrologia, all'oroscopo giornaliero e alle discipline olistiche. Oggi giornata di mercoledì, giornata corrispondente al pianeta Mercurio, quindi giornata di comunicazione, giornata di intelligenza, giornata di dinamismo, ma una giornata particolarmente importante per i segni d'aria. Vediamo cosa hanno da raccontarci gli astri per oggi, mercoledì 6 settembre 2023. Prima di avventurarci in questa sintetica analisi delle posizioni planetarie più significative di oggi e via via di seguito come queste si esprimono per ciascun segno zodiacale, ti ricordo come di consueto per aiutarmi a crescere sempre più con questo mio canale e poter produrre per te contenuti sempre più belli, curati e accattivanti, qualora ancora non avessi fatto, di iscriverti al mio canale, lasciare un like sotto questo video, attivare la campanella per non perderti nessuna notifica e, se ti fa piacere, anche metterci un commento qui sotto, nonché a condividere questo video. Inoltre ora hai anche la possibilità più che mai concreta di sostenermi abbonandoti al mio canale, avendo così accesso a tutta una serie di contenuti esclusivi che ho concepito appositamente per te abbonato, nonché ad altri privilegi che trovi tutti ben descritti sia nel mio astroblog che in un video specifico dedicato all'argomento. Inoltre, al di là di questi oroscopi, per così dire, generalisti, riferiti cioè alla posizione del Sole nella volta celeste al momento della tua nascita, quindi il tuo segno zodiacale o eventualmente il tuo ascendente, puoi indagare se lo desideri su ogni altro aspetto del tuo percorso di vita che ti stia particolarmente a cuore, dal classico amore, rapporto con chi ti ama, con chi ti vuole bene, con l'eventuale partner, rapporto con i genitori, con i figli, con gli altri componenti della famiglia, con le persone amiche, con i colleghi di lavoro, il lavoro stesso, la tua realizzazione professionale, il business, gli investimenti, il denaro, la fortuna, la casa, i trasferimenti, i traslochi, lo studio, lo sport, ogni altro aspetto che sia per te di rilievo, richiedendo appunto un consulto personalizzato in privato, sempre secondo le modalità che trovi riportate nel mio astroblog. O se invece addirittura volessi acquisire personalmente queste tecniche interpretative dal punto di vista astrologico, puoi partecipare ai miei corsi online on demand di astrologia, comodamente da casa tua, dei percorsi che ho strutturato in 12 lezioni per consentirti passo dopo passo di far tue queste metodologiche di comprensione di questi movimenti planetari di cui ti parlo anche in questi oroscopi, che sono appunto la base di questa bellissima mantica che è l'astrologia. Trovi sempre tutte le indicazioni per potervi partecipare nel mio astroblog. Ma entriamo nel vivo, giornata diciamo particolarmente importante soprattutto per i segni d'aria. Presenza della Luna nel segno dei Gemelli, soprattutto si fa sentire per i nati la prima e la seconda decade, quindi questo brio, questa intensità, questo senso dell'astrazione che risulta più che mai importante quest'oggi. Ancor più considerato appunto che c'è questa Luna piena appunto nel segno dei Gemelli che spinge a dare pienezza, a dare questa massima importanza a questo senso dell'astrazione, a questo senso veramente dell'interesse che diventa ampio. È una Luna tutto sommato però un po' contraddittoria, una Luna che riceve degli influssi che sono un po' frenanti, pur in questa sua pienezza di oggi, infatti viene un po', come dire, indirizzata, viene un po' smorzata dalla contemporanea presenza un po' fastidiosa di Saturno, che è come se da dietro le quinte, nella profondità, riuscisse a far emergere qualche momento di inquietudine, qualche emozione non così intelligibile, quasi con un effetto appunto smorzante. Per i Gemelli stessi, per i nati la prima e la seconda decade, che appunto pur possono godere appunto di questa Luna propizia, così come per i nati la prima e la seconda decade del segno dell'Acquario e del segno della Bilancia. Quest'oggi poi, come talvolta dico, c'è una sorta di contraddizione, per così dire, fra pensare e sentire. Infatti se questo sentire riesce a essere così brioso, così leggero, così orientato verso tutto ciò che possa essere stimolante, a livello di pensiero c'è questa contraddittorietà rispetto alla Luna, senza entrare in tecnicismi eccessivi, di Mercurio, che appunto riesce a spostare l'attenzione su un piano dialettico, su un piano mentale, verso tutto ciò che può essere misurabile, tangibile, con dei limiti ben predefiniti, rispetto a questa attitudine emotiva di oggi, viceversa orientato verso una libertà maggiore. Quindi questa contraddittorietà può essere percepita anche dal Mercurio stesso, nonostante appunto questa spinta positiva della propria Luna. A proposito appunto dei pensieri, sempre positiva per la Vergine stessa questa presenza mercuriale, per i nati della seconda decade, così come per il Toro e Capricorno della seconda decade, e oltre che per il segno dei Gemelli un po' fastidiosa ancora anche per il segno dei Pesci e per il segno del Sagittario della seconda decade. Anche per quanto riguarda la forma generale, in contraddizione nuovamente con questo aspetto lunare positivo di oggi, sempre importante per i nati sotto il segno della Vergine della seconda decade, del Toro e del Capricorno, questo buon equilibrio di tenore energetico grazie al Sole di oggi,
un po' smorzante appunto questo suo effetto per i nati la seconda decade, appunto sempre del segno dei Gemelli, del Sagittario e dei Pesci. Avanti tutta per quanto riguarda i sentimenti per i segni di fuoco, con la presenza costante ancora di Venere nel segno del Leone, si fa sentire per i nati la seconda decade del segno, così come per i nati la seconda decade di Ariete e Sagittario, ancora qualche momento di alterazione nei menage con l'eventuale partner o in generale la vita amorosa con coloro che appunto ci vogliono bene. Per i nati la seconda decade è sempre del contrapposto segno dell'Acquario, del Toro e dello Scorpione. Ma entriamo nel vivo con qualche dettaglio in più, segno per segno. Iniziamo da te, grintoso Ariete, con questo fascino per le novità che quest'oggi si fa sentire più che mai, anzi diventa quasi una sorta di ragione di vita con questa importante luna di oggi, soprattutto appunto se appartiene alla prima e alla seconda decade. Questo senso di superficiale attitudine a cogliere tutto ciò che la giornata appunto riesce ad offrirti potrebbe però essere in un certo qual modo smorzato da una sorta di necessità di analizzare questi stimoli, queste situazioni a cui riesce ad andare incontro. Quindi una giornata un po' particolare, stimolante sì, ma appunto fino ad un certo punto. Sicuramente propizia questa energia lunare in quanto rafforzata ancora di più se appartiene alla prima decade della contemporanea presenza di quel Marte che ti governa e che risulta magari in posizione un po' fastidiosa per te. Quindi in un certo qual modo è come se tutti questi stimoli che ti arrivano e che magari altre persone attorno a te sarebbero così desiderose di condividere ti vedono un po' difficoltà appunto su questo tipo di piano, quasi come se contassi di più quello che è il tuo punto di vista individuale rispetto appunto a quello che è lo scambio di prospettive che possono essere diverse dalle tue. Quindi una giornata un po' particolare con ancora buoni momenti però nella vita più intima e personale se appartieni alla seconda decade. Per te, costante, coerente Toro, energia astrale in campo, nell'insieme stimolanti, magari non nella maniera a cui sei abituata e abituato, ma perché no, in grado di aggiungere determinati prospettive, determinati stimoli nel tuo percorso di vita. Soprattutto se appartiene alla prima e alla seconda decade, infatti si fa sentire questa presenza lunare in grado di sospingerti verso prospettive che normalmente appunto magari non prendi in debita considerazione. Dal punto di vista mentale, infatti, potresti risultare un po' scettica e scettico rispetto a questo insieme di energie che magari ancora non conosci, con uno spirito più che mai raziocinante, analitico, in grado così di dare dei tagli netti a tutta questa molteplicità appunto di stimoli che quest'oggi possono non mancare. Soprattutto sempre se appartiene alla seconda decade, oltre che questa importante presenza appunto mercuriale che ti induce mentalmente a rapportarti in questo modo, sempre positiva anche la presenza del sole che ti consente di ben amministrare le tue forze, di sentirti appunto a livello generale ben centrato e centrata. Buona ripresa per quanto riguarda la vita più intima e personale, almeno se appartiene alla prima, e buoni equilibri per i nati l'ultima decade, mentre per i nati la seconda continua a farsi sentire questo effetto un po' destabilizzante in questi rapporti di Venere. Continuiamo con te, frizzante e intelligente Gemelli, giornata decisamente interessante, al top per quanto ti riguarda a livello umorale, con questa presenza della luna nel tuo segno che riesce veramente a enfatizzare quelle tue prerogative caratteriali di apertura, di ricerca di stimoli, di curiosità verso gli stimoli che la giornata ti porta, particolarmente se appartiene alla prima e alla seconda decade. È una luna che viene ulteriormente rafforzata per i nati della prima decade della presenza importante di Marte, che ti consente veramente non soltanto su un piano di astrazione ma anche su un piano operativo di muoverti, di indirizzare le tue energie anche nel condividere tutti questi stimoli, questi input che la giornata di oggi può porti. Soltanto dal punto di vista mentale, se appartiene alla seconda decade, potresti un po' far fatica a cernitare, fra virgolette, questi stimoli che ti arrivano, con un atteggiamento che potrebbe risultare un pochino troppo critico, appunto, con un atteggiamento che ti porta quasi quasi a smorzare quell'entusiasmo emotivo che nella giornata di oggi risulta più che mai enfatizzato. Quindi una leggera contraddizione soprattutto per te fra quello che è il tuo sentire e quello che è il tuo pensare. Dal punto di vista della vita più intima e personale, sempre di assoluto rilievo la presenza di Venere che regala appunto intensità, passione e coinvolgimento a questi momenti che ti riguardano più da vicino.
Per te sensibile ed emotivo Cancro, una sorta di maggior leggerezza risulta favorito nella giornata di oggi grazie alla luna che ti governa in una posizione comunque favorevole per te, specie se appartiene alla prima e alla seconda decade. Quindi un atteggiamento apparentemente disimpegnato, più proteso verso un allargamento delle tue prospettive, anche distaccandoti da quelle che sono le tue certezze abituali, risulta veramente stimolante e sicuramente positivo. In un certo qual modo, dal punto di vista mentale, potresti però manifestare una sorta di scetticismo, di perplessità, anche volendo di critica nei confronti di questa molteplicità appunto di stimoli che la giornata di oggi inevitabilmente è in grado di portarti. Quindi in un certo qual modo è come se dovessi trovare questa sorta di equilibrio fra queste tendenze non proprio collimanti. Forma generale ottimale se appartiene alla seconda decade, che ti consente veramente di raggiungere certi obiettivi con un senso della misura, con un senso di ponderazione, di ottima amministrazione delle tue energie, grazie a un sole che ti spinge positivamente in questa direzione. Non mancano opportunità di lasciarti andare a una certa modalità più appassionata, più coinvolgente nei rapporti cui maggiormente tieni, specie se appartiene alla seconda decade, con questa ancora favorevole spinta di Venere. Proseguiamo con te, maestoso e carismatico Leone. Giornata briosa ti attende da un punto di vista emotivo, specie se appartieni alla prima e alla seconda decade, con questa possibilità veramente di far valere quel tuo lato anche più di scambio dialettico, questa modalità di affascinare, di rendere accattivanti anche le situazioni più semplici, con la possibilità veramente sia nel privato che sul lavoro veramente di coinvolgere le persone che ti sono vicine anche nella semplicità degli input che sei in grado di fornire. Giornata veramente un po' particolare, giornata veramente molto leggera, che ti vede comunque anche nei momenti più seri, professionali o di vita privata, saperti impegnare in maniera quasi contrapposta pur di analizzare, pur di tirare le fila di certi progetti in maniera più che mai solida, concreta, raziocinante. Forma generale ottimale se appartiene alla seconda decade, con questo sole appunto non più così al top della sua forma come lo è stato nelle settimane precedenti estive, ma comunque in grado di farti sentire in buon equilibrio con la possibilità di amministrare benevolmente le tue energie. Sempre colore, passione e intensità nei sentimenti per i nati della seconda decade, con la costante presenza di Venere nel tuo segno. Per te metodica e razionale Vergine, ancora una giornata dei connotati un po' altalenanti, buona la presenza del Sole e di Mercurio nel tuo segno, che ti consente veramente di sentirti in buon equilibrio a livello di forma generale e con una capacità mentale veramente di saper discernere ciò che risulta utile nel tuo percorso di vita da ciò che magari potrebbe risultare superfluo. In tal senso c'è questa appunto contraddizione di oggi, se appartiene la prima e la seconda decade della Luna, che potrebbe risultare invece un po' dispersiva dal punto di vista emotivo, ma appunto dal punto di vista mentale sei in grado veramente di spostare l'attenzione, spostare il tenore della giornata su un piano più concreto, più tangibile rispetto a queste emotività in un certo qual modo un po' leggermente fuori controllo. Dal punto di vista della tua operatività riesci anche a condividere certi input con le persone che ti sono vicine in una maniera che risulta più che mai accattivante anche per coloro che appunto hanno modo di interagire con te. Qualora lo desideri, se appartiene alla seconda decade, ancora favoriti momenti di particolare intensità e coinvolgimento nella vita più intima e personale, grazie a questa presenza venusiana che ti consente veramente di andare al di là di quel tuo modo più standard abituale, magari un po' più riservato di porti. Proseguiamo con te, estetica e creativa Bilancia, grandi stimoli nella giornata di oggi vengono da te colti in un senso attivo e propulsivo e propositivo, soprattutto se appartiene alla prima e alla seconda decade. Questa presenza contemporanea sia del Marte presente nel tuo segno e di questa luna favorevole ti guidano infatti verso questo senso di astrazione, verso questo senso concettuale di stimolo che veramente ti regala una giornata tutt'altro che noiosa. Anche nella sfera più intima e personale, sempre se appartiene alla seconda decade, continuano a non mancare opportunità di coinvolgimento, di passione che riesce a rinvigorire sia un rapporto già in essere con l'eventuale partner, ma ancor più a partire, se lo desideri, con una nuova relazione che ti vede più che mai al centro della stessa, con un modo fascinoso, con un modo di accattivante di porti che riesce veramente a colpire nel segno. Per quanto riguarda la tua forma generale, ottimale questa presenza del Sole se appartiene alla seconda
seconda decade, così come la tua concentrazione in grado anche di dirimere tutto questo insieme di stimoli che nella giornata di oggi possono arrivarti. Quindi la giornata nell'insieme è decisamente molto stimolante, fra energie di impeto e energie magari più astrazione, che sono vicine al tuo consueto modo di percepire. Per te strategico e inconscio Scorpione, energie in campo a livello astrale un po' particolari, un po' estranee in un certo qual modo anche il tuo consueto modo di concepire e di relazionarti con persone e situazioni. Infatti soprattutto se appartiene alla seconda decade è come se quest'oggi preferissi un po', non dico tirare i remi in barca, ma sicuramente ritornare su certe tue valutazioni anziché lasciarti coinvolgere, lasciarti tentare da quella molteplicità di stimoli che appunto quest'oggi si possono presentare sul tuo percorso di vita. Quindi forma generale ottimale e anche capacità a livello mentale, a livello dialettico di rivedere, rivalutare certe tue prospettive in una maniera più che mai attenta a un certo risultato concreto e tangibile. Per quanto riguarda la vita più intima e personale, sempre buon recupero se appartiene alla prima decade, ancora buon equilibrio per i nati l'ultima, certo il tuo modalità di relazionarti, un certo tuo modo, non dico di aspettarti troppo dal rapporto, non dico di darti delle arie, ma sicuramente avere atteggiamenti un po' controproducenti potrebbe ancora farsi sentire se appartiene alla seconda decade, considerata ancora questa presenza un po' disturbante di Venere. Se appartiene alla prima decade, nel tuo modo di agire riesce a essere un po' meno aggressivo rispetto al consueto. Proseguiamo con te, ottimista e avventuroso Sagittario. Energie astrali abbastanza delicate caratterizzano la tua giornata di oggi, sia sul fronte generale che sul fronte mentale che emotivo. Un sole ancora un po' disturbante, infatti può essere percepito soprattutto se appartiene alla seconda decade, con questo tenore energetico un po' in leggero ribasso. Decisamente migliore la situazione in ripresa se appartiene alla prima decade, ancora in buon equilibrio se appartiene all'ultima. Analoga situazione anche per quanto riguarda la tua concentrazione, con buon equilibrio e buona ripresa se appartiene alla prima e all'ultima decade. Un Mercurio un po' disturbante, in grado di enfatizzare un certo tuo senso critico, una certa tua spigolosità nel modo di esprimerti, può farsi sentire appunto se appartiene alla seconda decade. Anche la presenza della luna di oggi si fa marcatamente sentire se appartiene alla prima e alla seconda decade, alterando sensibilmente il tuo umore, soprattutto se appartiene alla prima, anche facendo emergere certe emozioni che non riescono a essere ben intelligibili per te. Se appartiene alla seconda decade, di assoluto rilievo ancora la presenza di Venere, che continua a regalarti autentica passione, grande coinvolgimento, sia nel rapporto con l'eventuale parte già in essere, sia se lo desideri nella possibilità di partire veramente con un modo impetuoso, fascinoso e coinvolgente con un eventuale appunto nuovo rapporto. Per te pragmatico e concreto Capricorno, energie astrali un po' particolari nella giornata di oggi che potrebbero lasciarti, non dico indifferente, ma sicuramente stimolante, anzi quel tuo lato più critico, più appunto pragmatico di porti. Quindi dal punto di vista mentale oggi riesci a fare un uso ancor più aggiuntivo del consueto di quel tuo spirito più analitico, più anche critico in un senso positivo, rispetto a tutta questa serie di stimoli, di situazioni che la giornata di oggi può portarti. Quindi un atteggiamento metodico, un atteggiamento più che mai raziocinante, che è come se riuscisse anche a raffreddare, per così dire, gli entusiasmi di chi ti è vicino, che magari non tiene in debita considerazione tutta una serie di elementi che invece per te risultano prioritari. Forma generale ottimale anche dal punto di vista del tenore energetico se appartiene alla seconda decade, oltre che sul piano mentale, e da un punto di vista della tua operatività ancora buoni equilibri per i nati la seconda e l'ultima decade, mentre questo Marte un po' fastidioso potrebbe farsi sentire se appartiene alla prima, inducendoti alla necessità di ponderare in maniera adeguata le tue scelte, onde evitare appunto di eccedere e squilibrare appunto il tuo standard energetico abituale. Continuiamo con te, frizzante e anticonformista Acquario. Grossi stimoli nella giornata di oggi ti regala una giornata tutt'altro che noiosa, particolarmente se appartiene alla prima e alla seconda decade. Questa contemporanea presenza sia della Luna che di Marte ti consentono veramente di adoperarti, di attivarti in direzioni diversificate che sono veramente molto interessanti, molto stimolanti per te, per il tuo percorso personale, professionale, lavorativo, ma anche veramente per dei costruttivi scambi con le
le persone che ti sono vicine, su un piano più concettuale, più dialettico, più di astrazione, ma non per questo meno importante, meno interessante per te. Forma generale nella media, anche per quanto riguarda la concezione dei tuoi punti di vista, c'è un'attenzione particolare, nonostante questo brio, questa energia molto aerea di oggi, a certi dettagli più concreti e costruttivi. E per quanto riguarda la vita più intima e personale, c'è ancora una buona ripresa per i nati la prima decade, ancora un buon equilibrio per i nati l'ultima, ma per i nati la seconda continua a farsi sentire questo effetto un po' disturbante di Venere, quasi come se in maniera insolita rispetto al tuo standard abituale volessi concentrare su di te il peso, la valenza del rapporto più intimo e personale rispetto a quella modalità più leggera che normalmente sei in grado di vivere e condividere. Concludiamo con te fantasioso e profondo, pesci, energie astrali abbastanza delicati caratterizzano la tua giornata di oggi, con un umore ancora positivo se appartiene all'ultima decade, in leggero calo se appartiene alla prima e alla seconda, considerata appunto questo effetto un po' disturbante della luna. Anche per quanto riguarda il tuo tenore energetico c'è un buon equilibrio ancora se appartiene all'ultima decade, una buona ripresa se appartiene alla prima, mentre per i nati la seconda, questo sole settembrino continua a farsi sentire con questo effetto un po' smorzante, appunto il tuo consueto tenore energetico. Anche dal punto di vista della concentrazione c'è questo medesimo andamento, con una buona ripresa per i nati la prima decade, ancora buon equilibrio per i nati l'ultima, ma questo mercurio un po' disturbante appunto potrebbe ancora farsi sentire per i nati la seconda decade. Per quanto riguarda la tua modalità operativa e le scelte che fai nell'ambito della vita più intima e personale, c'è una modalità un po' diversa rispetto a quel tuo modo di essere coinvolto e coinvolto dal punto di vista emotivo, che ti guida in un certo qual modo a scegliere, ad attivarti verso tutto ciò che può essere maggiormente positivo in un senso lato per te e per le persone con cui interagisci privatamente o professionalmente, proprio in un senso di principio, in un senso veramente dialettico più che non emotivo. Direi che anche per oggi è tutto, ti ringrazio di essere stato qui con me su Astrolove. Come di consueto ti ricordo, per aiutarmi a crescere sempre più con questo mio canale, poter produrre per te contenuti sempre più belli, curati, accattivanti, qualora ancora non avessi fatto, di iscriverti al mio canale, lasciare un like sotto questo video, attivare la campanella per non perderti nessuna notifica e, se ti fa piacere, anche metterci un commento qui sotto, nonché a condividere questo video. Ora inoltre hai anche la possibilità più che mai concreta di sostenermi abbonandoti al mio canale, avendo così accesso a tutta una serie di contenuti esclusivi che ho concepito appositamente per te abbonate e abbonato, nonché ad altri privilegi che trovi tutti ben descritti sia nel mio astroblog che in un video specifico dedicato all'argomento. Inoltre, al di là di questi oroscopi, per così dire, generalisti, riferiti cioè alla posizione del sole nella volta celeste al momento della tua nascita, quindi il tuo segno zodiacale o eventualmente il tuo ascendente, puoi indagare se lo desideri su ogni altro punto specifico del tuo percorso di vita che ti stia particolarmente a cuore, dal classico amore ai rapporto con chi ti ama, con chi ti vuole bene, con l'eventuale partner, il rapporto con i genitori, con i figli, il rapporto con le altre persone della famiglia, con le persone amiche, con i colleghi di lavoro, il lavoro stesso, la tua realizzazione professionale, il business, gli investimenti, il denaro, la fortuna, la casa, i trasporti, i trasferimenti, i viaggi, lo studio, lo sport, ogni aspetto che sia per te di rilievo, richiedendo appunto un consulto personalizzato in privato, sempre secondo le modalità che trovi riportate nel mio astroblog. O se invece addirittura volessi acquisire in prima persona queste tecniche interpretative dal punto di vista astrologico, puoi partecipare ai miei corsi online on demand astrologia, comodamente da casa tua, dei percorsi che ho strutturato in 12 lezioni per darti modo in maniera graduale di far tue appunto questi metodi di comprensione di questi movimenti planetari di cui ti parlo anche in questi oroscopi, che sono appunto la base di questa meravigliosa mantica che è l'astrologia. Trovi sempre tutte le modalità per potervi partecipare nel mio astroblog. Ti ringrazio ancora, ti do appuntamento come di consueto per l'oroscopo giornaliero, sempre qui sul mio canale a domani, e ti auguro che gli astri veglino sui tuoi passi e ti aiutino a percorrere il tuo cammino in consapevolezza. Ciao!